Buon pomeriggio a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Poche ore fa sono andato all'osservatorio, quello di Catania. Adesso ve lo farò vedere sul Record Master dove si trova. Potete andarci anche voi. Rosy Pan, per questo evento straordinario e gratis. Il transito di mercoledì. Cosa sono i transiti? Beh, un giorno lo farò sapere, ma oggi è il transito di Mercurio, vedremo quello di Mercurio. Buona visione, e vi farò vedere cosa sta facendo. Ora mi alzo, vi faccio vedere cosa sta facendo. Vedete ragazzi, che sta piovendo, quindi l'immagine. E questo qui lo vedete dove c'è scritto Mercurio, è lui, proprio lui. Questo puntino nero e questo qua tutto giallo è il sole, vedete? Infatti Mercurio non è tanto visibile. Ancora il transito c'è, ma si muove anche il sole, quindi Mercurio da una certa ora si muoverà anche lui, che uscirà dal sole, ma prima era un po' più accentuato qui nel centro del sole, ora si trova questo marco, che ora il sole ovviamente è tramontato. Guardate, disattivo, aspettate, ho sbagliato qualcosa, disattivo la modalità e fa vedere solo questo. E fa vedere due pianeti, Saturno e Giove, che si trovano sul lato ovest. E invece se la disattivo fa vedere anche il Sole. C'è mio padre in diretta e farò vedere dove si trova. Prima era più accentuato durante che l'abbiamo visto lì. Per uscire. E adesso vi farò vedere le foto che abbiamo visto all'osservatorio, anche dei filmati. Tania, ecco qui, guardate ragazzi, nel filmato della LIM spiegava com'era il sole, così eccetera. Questo qua lo sapete che cos'è? L'eclissi solare, quando la luna si mette davanti al sole. Infatti guardate, ora vedete a giugno qual è previsto questo, verso giugno, questo giugno, un'eclissi solare parziale, quindi la luna della il 15 della percentualità, quindi non si vede un granché. Oppure questo qua, no, questo è il 15%, vedete, metà il sole un po' mangiato. E questo qui sono, variano forse dai 50, ai 30, ai 20, forse non c'è il 99%, no.
siamo qui. Qui spiega il diametro del sole, che non abbiamo visto questo filmato. E qui ci dovrebbe essere Mercurio, un puntino blu. Non è tanto visibile. Niente, è finito qui. Rivediamo di nuovo il transito di Mercurio quando finisce. Scusate ragazzi, che sciocchino. Guardate, aspetta che aumento la luminosità, se no non si vede un granché Mercurio. E questo puntino qui, lo vedete? Non è tanto visibile. Svoltiamo pagina. Qua, quando ci hanno chiamato, tutto il disco solare, sì. E questo qui puntino è Mercurio, che è ben visibile. Questo qua è il mio video. E come ho già detto, riguardiamoci di nuovo il transito. Solo per qualche minuto, non è che posso farvi vedere il transito di Mercurio fin quando esce. Dove finisce? Certo, vedete che si è spostato, ragazzi. Oh, ecco qui, ragazzi. Vedete, Mercurio sta quasi per uscire dal Sole, perché il transito dura fino alle 16. Durava anche di più. Infatti ora faccio vedere l'altra applicazione. Questa è un'altra, si chiama Eclipse. Perché? Perché dice tutte le cose degli eclissi qualsiasi. Aspettate che mi ha fatto uscire. Ecco, perfetto. Ci vorrà un po' di tempo. Do a mettere il telefono. Eccoci qui, raga, ce l'ha dato. Vedete al buio perché il telefono si è scaricato e quindi sono in un posto luogo buio. Vedete che cosa c'è? Vari tipi di eclissi. Qua dal 1900 c'è stato l'eclissi parziale solare dall'85%. Poi quello anulare solare che si ripeterà forse nel 2056, non lo so. Comunque torniamo a noi. Farò vedere anche il transito di Venere, che non ne sapevo nulla. Ero questo qui che ce l'avevano detto. Il transito di Venere richiede più di 100 anni. E invece quello di Mercurio ne ha gli 8 anni. Quindi non è tanto così raro raro il transito di Mercurio. Allora devo cercare il transito di Mercurio. Che c'è? Transito Mercurio. Di Venere, che c'è scritto Transit of Venus Tuesday 8 giugno, forse che sarebbe il giovedì di giugno, che il giorno della settimana in inglese non me lo ricordo. Tuesday, forse il giovedì, però giugno lo ricordo in inglese, significa giugno. Vediamo com'era. Guardate bene, questo qui è il disco solare.
E quel puntino un po' così, quello lì è Venere. Vedete? Così. Là l'osservatorio ci spiegava se un angolo è così, aumenta il suo raggio e diventa ancora più grande. Vedete? If I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eye. Che diventa un po' più grande. Finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Ma questo qui richiede 100 anni. Ma poi c'è stato un altro nel 2012. I always feel like I'm nobody. Vediamo com'era. Però dura poco questo. Vedete perché l'ho provato. Lo del 2004 è durato un po' di più. You're making me feel maybe I am somebody. Dobbiamo andare ora, 2019, oggi, il transito di Mercurio, vedete? L'eclisse è stato inizio verso le 13:36. Vedete quel puntino piccolo, quello è Mercurio. Venere ovviamente si vede più grande. Qua mi dice che finisce fino a 16 ore, che non lo può dare. Quindi può finire anche verso le 17:18. Il transito, ma qua ora non è più visibile in Italia. E ora ci aspetta un eclisse straordinario per giugno. Per ora vediamo se 2020, il 10 giugno, cosa ci aspetta. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. E quando diceva di percentuale, cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Solari. Infatti il prossimo eclissi solare, eclissi solare nel 2022, ed è il 13.1%, quindi deve vedersi ancora di più. Vedete, questo è no. Ma la metà della luna tipo che era così, da 90 punto il 5%, quindi l'eclissi giusto, a meno una vera eclissi non che sia da i 15 o i 20, si può vedere nel 2027. E ora ritorniamo di nuovo al transito di Mercurio e dopo ci salutiamo. Eccoci qui, raga, di nuovo con Mercurio e il suo Sole. Quello bianco è il Sole, però nel filmato dal vivo era un po' chiaro. Che era un po' più arancione o giallo. Come la lava, perché il Sole è una stella lavica. Quasi sta per uscire dal sole, ma anche il sole si muove. Vedete, ragazzi?
Io non lo sto muovendo il telefono. Anche il sole si muove. E direi di salutarci. Non possiamo stare, perché questo qua forse durerà altre 3 ore. No, o guarderò insieme a Però ricordatevi che ora to be the sad a giugno ci aspetterà un'eclissi solare parziale, però non è tanto bello, è dei 5%. To be hated. Beh, ragazzi, si conclude qui, sperando che questo video piaccia un altro classico col transito di Mercurio e tutte gli osservatori astrofisici di astronomia. Vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video. Mi raccomando, mettete un bel mi piace e un bel like, seguitemi su Instagram e ovviamente ci vediamo domani con il prossimo video, perché perché domani nel mio orario c'è scritto YouTube. My love is vengeance. Nel mio orario c'è scritto che devo fare astronomia, ma siccome sta piovendo non posso neanche lì all'osservatorio. A domani, ragazzi, spero che mi piaccia. Bella, ragazzi, vai!